State ascoltando SBS Italian. L'Italia in cucina. Ricette, ingredienti e buon appetito. Per la ricetta di oggi ci spostiamo ad Adelaide e, per essere più precisi, a Luigi's Delicatessen. E in linea per parlarne e per poi spiegarci anche qual è la ricetta che ci propone, abbiamo Luigi Di Costanzo, che ha creato questo delicatessen. Innanzitutto grazie per aver accettato il nostro invito, Luigi. Il piacere è tutto mio, grazie a lei, grazie. Ma Luigi, considerando che tutti vogliono questo nome ristorante anche in italiano nella insegna, come mai delicatessen? È interessante la storia, perché quando io ho incominciato con Luigi, il primo locale era uno molto 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 piccolo, era 40 square meters, allora piccolissimo, teneva una stufa con quattro fornelli e stava solo io e mia mamma, era un posto piccolino piccolino, e io pensavo che noi lavoravamo come una salumeria, e vedevo che tenevamo i prosciutti e salami appennati e facevamo i panini, però non è funzionato così. Noi abbiamo cominciato a fare la pasta e allora è diventato più un ristorante che la salumeria. Allora all'inizio pensavo delicatessen per questo fatto qui. Ma questo vuol dire che è da tanto tempo, diciamo, che questo Luigi's Delicatessen è attivo lì ad Adelaide? Il 7 luglio 2014 era il primo giorno di business. Allora sono 10 anni e un mese, qualche cosa così. Luigi Di Costanzo, di Luigi's Delicatessen, una delle caratteristiche del ristorante è non soltanto il nome Delicatessen, ma anche il fatto che non c'è menù. No, non ho mai avuto un menù, bravo. Non ho mai avuto un menù, perché un'altra volta, come abbiamo incominciato così, il primo locale era piccolissimo, ci stavano 22 sedie dentro, qualche 20 sedioline da fuori, è un posto molto piccolo, allora, e cucinavamo un metro dalla gente. Allora quando entrava la gente, io e mia mamma eravamo bravissimi a parlare con loro, loro chiedevano, noi ci dicevamo, allora oggi abbiamo cucinato le vongole, o abbiamo fatto un bel pesce, o abbiamo fatto la lasagna o parmigiana di melanzane. Allora no, il menu non ci serviva, perché ci davamo da mangiare, si sedevano e noi ci portavamo il mangiare. Allora era proprio, è cresciuto come una cucina di casa, era come casa nostra per me e mia mamma. Allora per i primi 5 anni che stavamo in questo locale qui abbiamo lavorato così. Poi dopo siamo entrati nel nuovo locale dove sta adesso Luigi, a 43 Franklin Street in città, 10 volte più grande, e abbiamo fatto la stessa cosa. Per gli ultimi 5 anni abbiamo vissuto la nostra storia, la nostra identità di essere una cucina incominciata come una cucina di casa. Ci abbiamo provato, abbiamo riuscito, fino adesso quando vengono la gente per mangiare, noi ci sediamo con loro e parliamo con loro di tutti i piatti che abbiamo fatto per la giornata. È proprio una cosa fatta come famiglia, e lavoriamo così, abbiamo sempre fatto così, senza menu. Incredibile. Allora iniziamo a parlare della ricetta. Quale ricetta ci proponi, considerando che sei napoletano? Già svegliamo anche questo segreto. Sì, sono napoletano, nato vicino al mare, allora siamo abituati con i frutti di mare. C'è stata questa ricetta, spaghetti a vongole, che è stato cucinato per me da quando ero piccolino. Era sempre una ricetta che è stato sempre un meraviglio, perché come fai a fare diventare un sapore così buonissimo con una vongola e un po' di spaghetti? Come fai? Allora mi è sempre colpito. E quando ti impari di fare spaghetti a vongole per bene,
non penso che ci sta un piatto più buono che rappresenta il sud, perciò sono entrato con questo. Anche perché gli spaghetti alle vongole, pochi ingredienti, sembra facile, metti la pasta, butti le vongole e la ricetta è pronta, in realtà è molto più difficile. Come si fa a dare agli spaghetti questo gusto di vongole? Qual è il segreto? È tutto timing, devi avere la giusta mano, oppure come diceva mia mamma, devi avere la mano. E come fai la preparazione pure? Allora, l'aglio io uso, diciamo, se cuciniamo per un piatto, io uso sempre 3 spicchi d'aglio e li taglio rough, hai capito? E poi dopo uso un po' di peperoncino, si taglia rough un'altra volta. Incominci con la padella, ci metti 3 cucchiaini di olio di oliva, nel frattempo tieni già la pasta che sta bollendo, che sta cucinando sull'altro lato, sulla stufa, poi dopo incominci e butti l'aglio e il peperoncino, ovviamente hai già pulito le vongole tra le mani, hai sentito se le vongole sono piene quando li butti a terra, deve avere quel bel peso di acciaio, diciamo, che non devono essere vuote o aperte. A quel punto, quando hai rosticato un pochettino l'aglio con il peperoncino nell'olio, sta diventando un po' oro di colore, butti le vongole. A quel tempo lì io aggiungo sempre un po' di vino bianco liberamente, poi dopo il prezzemolo da sopra e chiudo. Il vapore ovviamente fa aprire le vongole, non ci vuole molto tempo, questo è un piatto che succede molto veloce. Il punto che si aprono le vongole, diciamo minuti, 4-5 minuti, il lavoro è fatto. A quel tempo lì si può mettere giù la fiamma, e a quel punto il timing deve essere buono, perché i spaghetti devono essere già cucinati adesso, in questo tempo. Allora i spaghetti nell'acqua si devono mettere sempre minuti prima, e quando sei arrivato al punto di al dente con i spaghetti, con le pinze incominci a mettere gli spaghetti nella pentola con tutto il mix, con tutte le vongole, tutta la salsa che hai creato, ovviamente facendo entrare pure un po' d'acqua della cucina, della cucinata della pasta, che dà un po' di starch. Sì, è importante l'amido della pasta, perché poi quando la pasta comincia a bollire si vedono queste bolle bianche, eccetera, e quello è l'amido che è contenuto nella pasta, che è importantissimo per creare la salsa poi, non soltanto per le vongole. Ecco, ci sono altri segreti, considerando che in Australia le vere vongole veraci, come avete voi a Napoli, non ci sono. Ecco, che tipo di vongole si possono usare? Allora, lo sai, qui tengono i pipis, li chiamano pipis, che sono più grandi delle vongole verace, che forse non sono così dolce come la vongola verace a Napoli. Allora io tengo un piccolo segreto, che adesso non è più un segreto perché te lo dico, ma io uso sempre belle acciughe e li taglio quando faccio la preparazione con l'aglio e il peperoncino all'inizio, quando ci aggiungo l'olio nella padella. Queste acciughe li metto dentro con l'aglio e il peperoncino, li faccio squagliare con l'olio e con l'aglio e il peperoncino all'inizio. Tanta gente non conoscono nemmeno che ci hai aggiunto le acciughe, perché si squagliano dentro, non li vedi, però dà un sapore profondo, assolutamente buonissimo, e vedo che diventa come la crema, diventa più forte e diventa quasi come una colla sulle vongole, capito? Allora si attaccano alle vongole, e diventa proprio come una salsa bellissima che vuoi leccare con la lingua e vuoi pulire tutte le vongole con questo. Allora ho usato nel passato queste acciughe e lavorano un amore. Sì, questo è un segreto. Bene, Luigi Di Costanzo, il piatto sembra una cosa semplice, gli spaghetti alle vongole, ma c'è sempre qualche cosa, un segreto sotto a quello che gli chef ci propongono e ci poi presentano come il piatto a tavola, che ci permette di gustarle. E nel tuo caso c'è questo segreto delle acciughe nascoste nella salsa.
Ha detto questo Luigi Di Costanzo, è stato un piacere, e a Luigi Di Costanzo del Luigi's Delicatessen di Adelaide, grazie. È piacere, grazie, il piacere è mio. Cliccate mi piace, condividete, commentate, seguite SBS Italian su Facebook.